Perché passa tanto per l'episodio del tuo gol, il ping pong l'ha definito Yallov da una parte e dall'altra emozioni in un primo tempo che vi ha visto premiato lo sforzo sul finale della frazione. Sì, noi abbiamo segnato probabilmente nell'occasione più nitida che ci è capitata e la Sanitana ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi creando diverse occasioni da gol, però siamo stati solidi, siamo riusciti a portare il risultato a casa, soprattutto nel secondo tempo abbiamo subito veramente poco e quindi devo fare i complimenti ai miei compagni ma anche ai ragazzi della Sanitana perché hanno una buonissima squadra condotta da un allenatore che non devo stare qui io a parlarne perché di caratura ovviamente superiore e sono sicuro che arriveranno lontano. Per la Salernitana anche nella tua fase in Granata vincere fuori casa era abbastanza complicato, tu sei stato decisivo in un match ad Ascoli per vincere fuori casa, qui sta Salernitana invece arriva al primo stop dopo 3 vittorie consecutive, dà ancora più valore a quello che ha fatto oggi il Venezia. Sicuramente anche perché noi in casa questa è la nostra prima vittoria e a testimoniare comunque che ci tenevamo molto di fronte appunto a una squadra che fuori casa ha ottenuto sempre punteggio pieno e appena inizieranno a fare punteggio pieno anche in casa ci sarà da preoccuparsi perché la squadra è forte e attrezzata molto bene per arrivare lontano. Visti i tuoi ricordi, credo piacevoli, c'è obiettivo di ritrovarsi poi nella gara di ritorno per un match da playoff. Ma tanto il nostro obiettivo è quello di salvarsi, soprattutto dopo le vicissitudini vissute l'anno scorso, ma qui è merito di direttore e allenatore che ci hanno fatto dimenticare da subito la passata stagione, penso che anche si vede in campo con la spensieratezza con cui giochiamo.